non è passata inosservata la presenza che c'è stata ieri, 23 ottobre 2022, a Domenica Inna del grande attore toscano Giorgio Panariello. Il buon attore, regista, comico ha raccontato la sua vita, tra alti e bassi, la carriera, l'amato fratello, ma anche ci sono state delle risate che all'interno dello studio si sono palesate con grande dirompenza. In particolare il buon Giorgio avrebbe detto: all'interno di Domenica Inna, da Maravine, non posso dire di non aver avuto un'infanzia contenta, felice, soddisfacente. Però sono cresciuto con i miei genitori e mio padre e mia madre, che sono stati mio nonno e mia nonna. Avevo già una predisposizione nel mondo dello spettacolo, senza saperlo. Da piccolo usavo la spazzola della mia amata nonna in qualità di microfono per intervistarmi da solo, autonomamente, dinanzi allo specchio. Io ho iniziato nel mondo della radio, ho lasciato la scuola di alberghiera, che avevo deciso di compiere. I miei nonni e i miei zii però volevano che andassi a lavorare. Così mi sono messo in un cantiere navale a Viareggio, in Toscana. Tra le imitazioni più importanti e lungi c'è stato sicuramente il grande Renato Zero, persona straordinaria con cui è nata un'amicizia piacevole, meravigliosa. Imitarlo era piuttosto complicato, soprattutto per quanto riguarda le parrucche. Se aveva i capelli lisci, comprava una parrucca con i capelli lisci, lui faceva lisci. Se comprava una parrucca con i capelli lisci, lui inevitabilmente andava a tagliare. Se poi comprava una parrucca con i capelli corti, lui si ripresentava con quelli lunghi, quindi era un macello. E quindi ho speso un sacco di soldi tra parrucche varie. Comunque, il buon Giorgio Panariello non è passato inosservato, ripeto, anche perché a un certo punto la bella, brava e simpatica Maravini avrebbe detto: mi ha toccato il puntini puntini, il risvolto simpatico, siparietto hot, creato ad hoc in maniera divertente, garbata e piacevole da parte di Maravini, che è riuscito in qualche modo a entrare a pieno punto, a pieno diritto nel cuore di Giorgio in modo simpatico, divertente e mirabile, nonché brioso, quindi allegro. Bene, complimenti dunque a Giorgio Panariello, complimenti dunque a Maravenier. Il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Giorgio Panariello né di Maravenier, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altre ragioni. Ciao a tutti, un bacione, un salutone caro a voi.